Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo la ricetta che è piaciuta più di tutti, che è andata a ruba, ma nel vero senso della parola, amici, parenti, conoscenti, sconosciuti, se li sono divorati tutti. Parliamo dei baci di dama, fatti naturalmente con le nostre manine. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di farina 00, 250 g di nocciole che io ho già tritato con il frullatore e sono pronte per essere utilizzate, 2 astucci di zucchero a velo per il peso complessivo di 250 g. Ci serviranno 250 g di burro, 2 tuorli, una bustina di lievito per dolci, un bicchierino di marsala oppure anche di rum se l'avete, e poi per andarli a ingolosire e unire insieme, vabbè, anche se non si può dire, io ve lo dico, utilizzeremo la Nutella. Mettiamoci subito a cucinare perché io non vedo l'ora già di assaggiarne uno. Questo impasto naturalmente, come tutti gli impasti di frolla, si può fare anche a mano. Io, diciamoci la verità, da quando la planetaria è diventata la mia migliore amica, nel vero senso della parola, e spesso e volentieri la utilizzo in cucina. Oggi prepareremo i baci di dama con la planetaria. In questo modo, naturalmente, lo stesso procedimento va fatto se utilizzate un piano di lavoro. Bisogna inserire la farina tutta insieme, attenzione a fare la nuvola, le nocciole tritate, lo zucchero a velo, la bustina di lievito. Abbassiamo la leva. Iniziamo a far mescolare a velocità minima, mi raccomando, altrimenti tutto lo zucchero a velo inonderà la vostra cucina. Tutti gli ingredienti. Iniziamo ad aggiungere anche il burro, un pezzo alla volta. E aumentiamo leggermente la velocità. Questo procedimento, come fatto con le mani, si chiama sabbiare. Dobbiamo sabbiare il composto e renderlo come dei granelli di sabbia, nel vero senso della parola. Lasciamo lavorare la macchina qualche minuto. Il composto è bello sabbioso, come potete vedere, è arrivato il momento di aggiungere i tuorli. Marsala. Aumentiamo leggermente la velocità, lasciamo finire di impastare e poi proseguiamo. Un trucchetto per capire se la pasta frolla è pronta ed è ben lavorata è prendere un mucchietto di pasta, schiacciarlo fra le mani in questo modo. Se rimane compatto e non vi si appiccica alle mani, vuol dire che la pasta frolla è pronta. Rovesciamo questo composto ottenuto su questo piano da lavoro leggermente infarinato. Non sprechiamone neanche un po', perché questi baci di dama, vi giuro, li ho preparati in più riprese, anche quando sono stata su dei miei e sono letteralmente andati a ruba. Uniamo bene il composto, schiacciatelo leggermente con le mani, non lavoratelo troppo altrimenti si scalda e la pasta frolla in generale non va scaldata troppo. Ecco qua. Ora questo impasto va coperto con la carta trasparente
Lasciatelo pure riposare in frigo una mezz'oretta, 40 minuti. Ci vediamo dopo, preparate i vassoi da mettere in forno, ricoperti di carta da forno e prepareremo i nostri baci di dama. Eccoci qui, l'impasto ha riposato in frigorifero per 45 minuti. Come vedete l'ho diviso a metà. Potete anche congelarlo, può stare benissimo in freezer fino a un massimo di 2 mesi. Io ho lasciato in frigorifero l'altra metà perché nei prossimi giorni preparerò altri baci di dama. Mi sono munita di bilancina, come vedete, da cucina, e una teglia ricoperta di carta da forno. Ho preriscaldato il forno a 180 gradi. Ora dobbiamo staccare circa 6 grammi di impasto. Se vi vengono anche più grosse non importa. Andate a formare una pallina, questi sono 7, va più che bene, e andate a disporle lungo la teglia. Infornateli poi a 180 gradi per una decina di minuti. Sfornatele. Lasciate perdere, non toccatele per una decina di minuti le palline ottenute, altrimenti si sbricioleranno tra le vostre mani. Una volta fredde, appoggiatele pure in un piatto, munitevi poi di Nutella e vi farò vedere dopo. Io continuo in forno e ci vediamo dopo. Eccoci qui, i baci di dama hanno cotto a 180 gradi per 10 minuti. Come vi ho detto prima, mi raccomando, fateli raffreddare una decina di minuti circa direttamente sul foglio di carta forno prima di trasferirli in un piatto o in una ciotola e a poco a poco li cuocete tutti gli altri fino a esaurire l'impasto. Io mi sono portata avanti, come vedete, cercando di raggruppare i baci di dama simili. Ah, una cosa, nulla vi toglie di poterli anche mangiare così, perché non sono nient'altro che dei biscottini alla nocciola. Noi li farciremo con la Nutella perché sono ancora più buoni, vi assicuro. Come vi dicevo, mi sono portata avanti cercando di raggruppare quelli che sono più o meno uguali. Ne prendete uno, andate a prendere un po' di Nutella, spalmate tutto attorno in modo uniforme, mi raccomando, in modo tale che il ripieno sia uniforme ovunque nel biscotto. Premete leggermente e disponetelo pure su un piatto. Io lo dispongo su questo stesso piatto. E piano piano andate avanti con tutti gli altri. Eccoci qui, io ne ho farciti alcuni da servire con un caffè caldo o con una tazza di tè bollente. Potete farcire gli altri quando volete, stanno benissimo chiusi, anche una volta cotti, in un contenitore ermetico. La pasta frolla che vi è rimasta in frigo, mi raccomando, entro un massimo 2 giorni dovete consumarla, altrimenti riponetela in freezer e si manterrà benissimo massimo 2 mesi. A me non resta altro che andare a far merenda. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.